uomo sigla. Bentornati ragazzi, prima di cominciare questa nuova recensione facciamo una piccola sessione di ringraziamenti e ringraziamo la nostra amica Marta per il nuovo logo. Che vi presentiamo con questo video e inoltre ringraziamo la pagina Facebook di Ali d'Inchiostro che ha fatto appunto ci ha fatto anche un disegno riguardo alla nostra recensione, insomma, ha fatto un disegno per questo manga che andiamo a recensire oggi. Che e ancora lo ringraziamo per la disponibilità che ci ha dato. Esatto, e tutta la pubblicità che fa e che ci facciamo, quindi ormai sono diventati migliori amici. È davvero un esaltato da disegnare, tu gli fai una richiesta e lui fa anche sì, parte. Sì, in un giorno ha fatto tutto, è un grande. E ringraziamo anche Just Draw, che è un'altra pagina Facebook di una ragazza che si chiama Sara. Molto brava, veramente. E la cosa particolare che potete vedere nella sua pagina tutti i disegni che ha fatto, cioè da quando ha iniziato, che non so quando abbia iniziato perché in realtà non lo so, però vedi completamente lo stile che cambia, quindi parte con un determinato stile e arriva adesso che è veramente sono scioccato perché veramente disegna molto bene. E ringraziamo anche lei per tutte le pubblicità che ci fa alla fine. Il fumetto di cui ci occupiamo oggi è 100% Fragola, o come in originale Ichigo 100%, dell'autrice Mizuki Kawashita, che è anche conosciuta per un altro manga molto simile intitolato Anedoki, che è corto, dura due volumi, cazzo so io. Non l'ho mai letto, quindi no, dura sui 20 capitoli. È molto corto rispetto a parliamo un po' di 100%. Ci siamo accorti, cioè almeno io mi sono accorto ora in questo preciso istante. Allora, per prima voglio farti accorgere di una cosa che non cosa? Questa è la prima autrice donna che facciamo. Sicuro? Sì, secondo me no. Pensaci. No, non mi ricordo tutto quello che abbiamo fatto, però secondo me no. Sayuki non l'abbiamo fatto, forse sì. Comunque, la cosa che mi sono accorto è il perché non abbiamo mai fatto degli shoujo. Infatti, se ci pensi, lo shoujo non è che ha questa grande storia da raccontare, questi gran personaggi. In realtà non l'abbiamo mai fatto perché noi leggiamo principalmente shoujo. Sì, ho capito. Chi è che legge gli shoujo? Le ragazzine, ma in realtà non vedo perché discriminare. Ne ho letto alcune, sono fatte. Sì, anche io ne ho letto alcune. E comunque ci siamo accorti che non hanno questa gran trama di cui stare qui molto a parlare. Infatti la trama di 100% è molto semplice. Cioè è semplice, però è anche un sacco divertente da leggere perché puntano sulla comicità, esatto. E sull'amore, sul... Uno shoujo ovviamente non può contare sul emozionare il pubblico dal punto di vista di tecniche speciali, dal punto di vista del disegno fatto bene, esatto, disegno più accattivante. Lui colpi di scena. Si concentra sul sentimentalismo e quindi principalmente sulla dramma, la comicità. Anche la struttura, appunto, le love story che sono l'apice di shoujo. E anche la struttura del personaggio in sé è completamente diversa perché conosci il personaggio da un punto di vista completamente diverso da quello che è negli shonen, perché lo conosci molto di più dal punto di vista dei sentimenti e quindi come vive una determinata esperienza di una vita quotidiana e quindi come vive il fatto di andare a scuola, di perdere l'autobus, di avere la prima cotta, di non so, di dimenticarsi da mangiare il gatto, quelle cose lì, sono la prima esperienza, il primo bacio, sono tutte esperienze che sono molto collegabili alla nostra vita contemporanea perché sono cose che succedono a tutti e che sono successo che succederanno a tutti e quindi il legame che hai con i personaggi è molto forte perché ti rispecchi nel protagonista. Un autore o un'autrice di shoujo è molto più concentrato sulla psicologia del personaggio che su ciò che in realtà lui vive. Esattamente. Perché cerca di mostrare la realtà del mondo in cui il suo protagonista viene coinvolto tramite le vere emozioni che lui prova e non buttiamo giù quel nemico perché lui ha dei piani malvagi e basta. Esattamente. Tornando alla trama, è molto semplice e molto lineare. Il protagonista è Junpei Manaka. In realtà tutto lo sfondo che c'è in 100% Fragola è questo ragazzo che alle medie non ha mai avuto chance di conquistare o di avere dei rapporti con delle ragazze, si trova quando entra nelle scuole superiori, nel liceo, si trova pieno di figa. È anche vero che lui alle medie non l'ha mai cercato. Sì, anche perché è giovane e quindi cosa succede? Arriva alle superiori, al liceo e... è un sacco di ragazze che gli vanno dietro e quindi arrivano quelle carine, arrivano quelle brutte, arrivano i primi amori e il bello di questo del fumetto e della trama che ci sta sotto è che Junpei Manaka non sa mai scegliere la sua vera donna perché è innamorato follemente di tutte.
da un certo punto di vista, quindi apprezza di ognuna, esatto, un particolare aspetto ed è eternamente indeciso. Sì, a quella che lo fa sentire che con cui sta bene, a quello con cui lega riguardo alle passioni, a quello con cui piace leggere i libri e quindi gli piace quel determinato aspetto e quindi non sa mai scegliere la ragazza con cui stare. A circondare le sue avventure amorose è il sottofondo, sia il contorno che definisce maggiormente il personaggio, sia il suo sogno di diventare regista. Infatti Manaka si iscriverà al corso di cinematografia perché appunto il suo sogno dalle medie è girare film e... Ed è quello che diciamo appunto che fa il suo club. È quello, sì, esatto, è un club ovviamente giapponesi che sono una figata e ovviamente noi non ce li abbiamo perché sono troppo fighi. Appunto questo farà un po' da connessione tra il personaggio e il lettore e cercando sempre più di spiegare la psicologia del personaggio, allargandosi non solo alle storie d'amore che vive, ma anche ai suoi sogni e a ciò che spera di fare della sua vita. Perché il manga si chiama Ichigo 100%, appunto 100% fragola, Ichigo dire fragola? E in realtà una persona esterna non lo capisce perché vede solo delle fragole in copertina e la cosa non ha molto senso. Non è chiaro. Si capisce nei primi capitoli quando Manaka è ancora alle medie il perché di questo titolo. Lui stava guardando il tramonto, finito un giorno di scuola, e gli cade fisicamente proprio addosso una ragazza con la minigonna, che quando cade la minigonna leva su e lui le vede le mutandine, cosa che tra l'altro se noti su tutti i shoujo, tutti i fumetti in generale, GTO, ma dappertutto i giapponesi hanno questa fissazione le mutandine. È questa ragazza le mutandine con le fragole, e quindi questo è il primo incontro che ha anche con una delle ragazze di cui poi si innamorerà, e lei si innamorerà appunto di Manaka, che è Aya Tojo. E quindi questo qui è da dove deriva il nome del manga. E chiudendo quindi Junpei, di cui già vi abbiamo parlato, iniziamo ad analizzare le ragazze che appunto creeranno gli intrecci di questa storia. Al primo posto c'è Aya Tojo. Tojo. Va bene. Che condivide con Junpei i sogni. Lei non vuole diventare una regista, ma ambisce a scrivere libri, romanzi. Sì, romanzi di rosa, penso. Sì, è una giapponese di 16 anni, quello che scrive. Esatto, romanzi rosa. Una particolarità del personaggio di Tojo è che nel primo incontro, tra virgolette primo, con Manaka, che è appunto quello in cui si scontrano nel terrazzo lì della loro scuola, è che Manaka la vede con i capelli sciolti e senza occhiali. Ed è una cosa a cui non è abituato, perché loro due sono compagni di classe, solo che lui non la riconosce perché di solito in classe tiene sempre i capelli legati con due treccine e gli occhiali da nerd, tipo i suoi. Esatto. E quindi c'è questa particolarità che lei in realtà è una ragazza che non carina, cioè, insomma, lui non piace. Nessuno dei compagni di Manaka definirebbe la Tori una bella ragazza, perché sono abituati a vederla come lei si presenta solitamente a scuola, cioè con questi occhiali molto grandi e con delle treccine che non dimostrano la bellezza a cui invece assiste Junpei nell'incontro sul terrazzo. E la cosa che lega il tutto è che quando si scontrano ad Aya Tojo le cade il quaderno di matematica. E allora lui vede il quaderno di matematica, deve riportarlo a lei, che poi in realtà non è il quaderno di matematica, ma è il quaderno dove lei scrive i romanzi, sì, e viene fa Aya Tojo, ma allora non è quello che ho incontrato, perché Aya Tojo è quello con le treccine brutta, che a me non piace, chi era quella figa con i capelli sciolti, alla fine si scopre che è la stessa. Ed è, tra l'altro, una cosa che secondo me su Yankee Kun e Vegan Chan è stata copiata, perché Koso, Daichi, come cazzo si chiama, Shinagawa, lì, come cazzo si chiama così, lui si più o meno innamora di una ragazza con i capelli sciolti e senza occhiali, che in realtà è la tipa lì del fumetto, la sua migliore amica, che tiene gli occhiali e le treccine uguale ad Aya Tojo. Sai, ma grazie a te. Ecco, quando prende ispirazione da Hiro Mashima col disegno, guarda dove va a finire. Esatto. Giustamente. La seconda ragazza che ci viene presentata nel manga è Tsukasa Nishino, che possiamo definire come la classica ragazza popolare. Era la più figa delle medie, era chissà quale motivo fine. Si innamora di Junpei. No, non è proprio così, è molto più profonda la cosa. No, però, in realtà no. È molto semplice. Sì, sei ma no. Tu che cerchi di complicarla. No, è che allora, lei si vuole espandere Junpei per qualche motivo insano. Vi spiego, Junpei all'inizio crede che la ragazza che trova nel terrazzo sia Nishino, perché era figa. Perché è la più figa della scuola. Non l'ha mai visto Nishino. Tra l'altro dicono che è figa. E che tutti dicono che è figa, quindi lui cosa fa? Vede Nishino e dice, oh, non è lei, però questo qui è un sacco gnocca, vabbè, e le chiedo di mettersi con me. Le fa una dichiarazione d'amore imbarazzante al massimo e le dice, va bene, ok, sì, mio ragazzo, ma in realtà è più schiavismo. Tante le dichiarazioni d'amore nei manga, ma in tutti, sono sempre troppo imbarazzanti. Ma anche nella realtà sono imbarazzanti. Ma forse in Giappone di più. No, perché in Giappone vanno lì e fanno, ciao, vuoi diventare la mia ragazza? Sì, grazie.
L'ultima ragazza che vi presentiamo, anche perché non stiamo qui a parlare di donne che poi vengono fuori gli spoiler, è Satsuki, che è la ragazza energica, quella con i coglioni, quella che piacciono a me. Lei ha le tettone e tra l'altro le disegna molto bene, bisogna ammettere, perché sì, perché lei ispira sesso nel manga, non so cosa dirti, anche se è una giapponesina di quei 15 anni. Comunque, vabbè. Ed è quella ragazza con cui sarà la ragazza che bacerà per primo Manaka, anche vabbè, questo è un piccolo spoiler, ma chi cazzo se ne fotte, perché poi il manga finisce di merda e quindi ecco. Comunque, io non sono riuscito a finire il manga perché tu mi hai rovinato la fine. Il manga di fine è una merda. Comunque, è la ragazza con cui Manaka, diciamo, non è che legherà di più, però è quella con cui si trova meglio, perché ha le stesse passioni, ascoltano la stessa musica, guardano gli stessi film, e infatti è l'unica ragazza che chiama per nome, perché in Giappone hanno delle fisse che se chiami una ragazza per nome o la conosci da quando sei nato o è tua morosa, perché bisogna tutti chiamarsi per cognome con Kun e tutte quelle sottoputtate alla fine del nome. Si chiamano tutti per cognome. Si chiamano tutti per rispetto. È una sorta di convenzione sociale. Perché sono loro, il loro onore, loro sono... E quindi hanno una forma, per qualsiasi persona, di qualsiasi rango, hanno una forma diversa di dire qualcosa, sono dei cognomi, ecco. Occupiamoci ora dei disegni. Come possiamo definirli? Possiamo definirli shoujo, cioè il classico che sono possiamo definirli fighi. Beh, insomma, sì. Lei disegna da Dio. Secondo me disegna da Dio. Per il genere fa disegno male. Allora, non disegna male. È un'ottima autrice, secondo me. E il suo manga è assolutamente da leggere. Perché è figata, a parte che fa sbregare, è anche figo da leggere, interessante, a prescindere che te piaccia. Sai perché è bella? È perché riesce a descrivere perfettamente le situazioni che hanno i ragazzi liceali. Cioè, io che l'ho letto quando andavo in prima e seconda superiore, mi ci rispecchiamo un sacco. Ma come fai a saperlo? Tu non sei giapponese. Qui ma ho capito, ma quello che prova una persona per una ragazza, l'agitazione per i compiti, l'odio per i professori, quello è uguale per tutti, le emozioni della gita, la prima bottiglia di alcol che ti bevi con i tuoi amici, quelle lì sono tutte uguali. E ti rispecchi molto e quindi ti leghi ai personaggi, diventano quasi i tuoi compagni di classe, è una cosa fantastica. Sì, ed è per questo che è un bellissimo manga. Oddio, lo può leggere anche uno di 30 anni per quello, perché lui le ha fatte le superiori, penso, a meno che non sia andato in miniera a 12 anni. Però comunque. No, lei è brava a creare questa emozione, ma sotto il punto di vista dei disegni, ti sto dicendo. Sono fighissimi. Sì, ma perché le donne nude sono da pippe in mano. L'ultima cosa di cui voglio parlare è una cosa che ho notato e che secondo me si nota molto spesso negli shoujo ad ambiente scolastico, o insomma così, abbastanza intimo, non Lady Oscar, ok? E contemporaneo, intendevo dire. Sì, è anche il shonen, sì, vabbè, siamo da tutte le parti. Comunque, è il fatto che leggere shoujo ti apre una finestra sulla società giapponese. Cioè, per un amante di manga, come possiamo noi due, oddio, per favore, mi fai finire? Scusami. Che cazzo? Se ti leggi Naruto, capisci che i giapponesi mangiano ramen. Se ti leggi Dragon Ball, sai che loro mangiano cibo cinese, ecco, perché non si sa. Se ti leggi Conan, è già qualcosa di più, perché è contemporaneo, ha l'ambiente della società contemporanea. Il bello di questi cose, di questi shoujo, per esempio 100% Fragola o 360 Material, quelle cose lì, sono che hanno quell'ambientazione che ti fa capire un po' come gira la società giapponese, come GTO, ovvero queste... Come funziona la scuola, come funzionano sì, i club. Sì, e quindi che ci sono i club. Anche in Icefield, per esempio. Sì, esatto, perché sono qui contemporanei. Perché sono contemporanei e appunto... E allora capisci che la scuola giapponese è una figata perché loro hanno i club. Cioè loro fanno lezione la mattina e poi cosa hanno? Hanno il loro club, hanno il club di tè. Chi insegna a fare il tè? Hanno il club di scacchi, il club di go, il club di tutti gli sport del mondo. E quindi è una figata e tu se sei bravo negli sport praticamente puoi non studiare come in America. Esatto. Perché qui in Italia perché l'Italia è una merda. No, non proprio, i tuoi club ti danno dei vantaggi, ma non è che... Beh, in America sì. In America non studi, se sei il quarterback più forte, non devi studiare, chi se ne fotte, le fighe arrivano. Arriva Green Bay Packers e via. E un'altra cosa, per favore, un'altra cosa che vorrei far notare alle persone che magari fa cultura giapponese è il fatto di come si svolge il San Valentino in Giappone. Si svolge qua in Italia? Qui in Italia, boh, non lo so, metti che c'è il moroso, tu, allora, per esempio, quando noi andavamo a scuola, tu di lezione, arrivava il bidello che portava il coso di rosa, fa, questo è per Genoveffa, e gliela manda il suo moroso col bigliettino, oh mio Dio, che bello, e allora parli 5 minuti con la Giuzio a parlare di quanto erano belli quei fiori. Splendidi. Esatto, invece in Giappone è molto più figo, perché cosa succede in Giappone? Se sei un bel ragazzo, di solito le ragazze ti portano il cioccolato. E quindi in base a quanti cioccolatini prende un uomo, sa quanto è figo! E troppo è figo! Quindi quanti cioccolatini prendi? Ne ho presi 15, però io sono più figo, ne ho presi 25. È troppo epico! Ah, eh sì,
sì, è una, sono convenzioni che cambiano. Sì, esatto, anche è interessante. Guardi l'America, guardi l'America. Come faccio a sapere se sono bello se nessuno mi regala cioccolato? Io ci ho provato in seconda superiore a far partire questa moda. No, invece no, adesso alla fine qui noi portiamo il cioccolato. Concludiamo anche questo video, vi salutiamo e vi ringraziamo per averci guardato. Vi consiglio di leggere questo manga, se... Sì, assolutamente, perché tra gli shoujo è... È rilassante, è distensivo, ti toglie dai problemi dal moto perpetuo che c'è nella nostra società. Cioè, questo... vabbè, metti che ti è andata male, hai preso un voto di merda, la tipa ti ha lasciato, se prendi 100% fragole lo leggi, ti estrani completamente dal mondo, e i problemi sono zero, diventano nulli in quei... un quarto d'ora in cui ti leggi il fumetto. Allora, un po' di più perché è un manga assolutamente da leggere, anche se non siete amanti degli shoujo, provateci, perché potrebbe dimostrarvi che il genere che non vi piace, come noi particolarmente prediligiamo lo shonen, invece può dimostrarsi interessante sotto alcuni punti di vista. A me personalmente gli shoujo non fanno schifo, ne leggo non tanti, ne leggo due o tre, e 100% Fragola è quello che mi ha dimostrato che gli shoujo non sono una serie da buttare completamente, perché anche se affrontano temi diversi dagli shonen, che possono essere più attivi, possono prenderti, possono coinvolgere il lettore, gli shoujo coinvolgono sotto un altro punto di vista. Quindi a tutti gli uomini che vogliono far prevalere per 20 minuti al giorno la loro parte femminile, ma non è detto, non è detto che sia così. Ma sì, un uomo con la barba che guida un Harley Davidson, te lo vedi che legge 100%? Sì, io ce lo vedo. Esatto, è quello che poi si fa tatuaggio cito mamma e regala il orsacchiotto al suo amore, che beve birra più. Parlo a tutti i maschi sfigati che dicono Naruto è il manga più figo del mondo. Ok, sì, è bello, però non discriminate determinati generi, perché se non l'avete letto non potete parlare. Anche noi moltissime cose ci dicono hai letto quel fumetto, e dico è una merda, ma in realtà non l'ho mai letto, e quindi dobbiamo smettere di giudicare le cose senza prima averle vissute veramente. Bisogna recensire Soul Leader. Solita era una merda, non l'ho letto, ma è una merda, e questo c'è poco da fare, e così è stato deciso. Ringraziamo ancora una volta Ali d'Inchiostro e vi invitiamo di andare a vedere la sua pagina Facebook e mettere mi piace, e lo stesso per Just Draw. Quindi visitate queste pagine Facebook, ditegli che vi abbiamo mandato noi, e insomma...